domani. Non guardo più dietro a me, guardo avanti perché voglio vivere domani e tu lo vuoi sapere perché. Non guardo più dietro a me, guardo avanti perché voglio vivere domani circondato dai palazzi. Buonasera, ben ritrovati con Fuori Classe, questa escursione che abbiamo fatto durante alcuni mesi, da alcuni mesi a questa parte, per andare a scoprire le scuole superiori della provincia di Udine e scoprire soprattutto quel che sono, quel che propongono, alla luce del nome che portano. Quindi c'è una storia nella storia che ci permette di scoprire le eccellenze friulane e soprattutto gli orientamenti dei nostri ragazzi e il futuro dei nostri ragazzi. Questa sera diciamo l'impresa è abbastanza ardua, nel senso che abbiamo una scuola che è più scuola insieme, quindi vorremmo poter fare tre puntate per descrivere questa realtà latisanese, lignanese, e invece ne facciamo una sola e sicuramente i tempi salteranno come saltano sempre, stasera più di sempre. Allora, parliamo del Isis Mattei di Latisana Lignano, e questi sono i ragazzi che questa sera ci faranno scoprire questa scuola e scoprire anche magari cosa pensano loro dell'universo mondo. Ma prima di questo devo presentarvi colui il quale, insieme ad altri, è stato l'artefice, nel senso l'artefice occulto, ma nel senso più positivo possibile della parola, di queste nostre trasmissioni, queste nostre puntate di Fuori Classe come progetto. Ed è il presidente della Fondazione Krupp, Lionello D'Agostini, che è con noi questa sera. E niente, gli chiedo intanto se ha avuto modo di vedere qualcosa e che feedback si direbbe ha avuto di questa nostra iniziativa. Beh, intanto buonasera a tutti, insegnanti e ragazzi. Devo dire che quello che ho seguito è stata la fase preparatoria molto accurata, molto bella, fatta dall'amico professor Dino Del Ponte, e quindi mi ha entusiasmato, ecco, l'idea che i ragazzi, i nostri ragazzi nelle nostre scuole capissero innanzitutto dove sono e che cosa significa, anche cosa portano dietro a quel nome al quale è intitolata la scuola, quindi una ricerca della loro storia, della loro identità. E questo è un fatto molto importante, come si insegna già dalle elementari a capire il paese dove si è nati, ad esempio nel nostro Friuli. Quindi conoscere la propria casa, il proprio ambiente, per poter da lì sviluppare poi tutto il resto. A scuola si deve insegnare anche questo, ed è un elemento di educazione civica che oggi forse non è studiato come una volta, o non viene prodotto come una volta. Manca forse la civica, ma soprattutto l'educazione, mi pare. Beh, no, io credo che gli insegnanti facciano una grande fatica. All'Isis Mattei sicuramente c'è questo e quello. Beh, io credo senz'altro di sì, ma dico anche che gli insegnanti svolgono un ruolo molto importante, perché devono raccordarsi non soltanto con i ragazzi, che è la materia prima sulla quale lavorano, ma anche con le loro famiglie. Quindi l'educazione, con la E maiuscola, deriva proprio da questa sinergia che si deve creare tra la scuola, l'insegnante, chi è a contatto per giornate, ore, eccetera, e le famiglie che questi ragazzi. E questo si lega un pochino a un altro progetto che nelle scuole noi abbiamo voluto far entrare, mi ricorda anche l'immagine che sta dietro in questa scenografia, le frecce tricolori a scuola, che abbiamo portato come progetto da 3 anni, cioè portiamo i piloti delle frecce tricolori nelle scuole a spiegare che cosa significa diventare degli uomini straordinari, e lì spiegano quali sono le caratteristiche, non perché tutti debbano diventare piloti, ma perché sappiano che tutti nella vita, per ottenere risultati di eccellenza, devono impegnarsi nello studio, nel sacrificio, con impegno, con modestia, ma con grande determinazione. Quindi anche questo progetto si inserisce in quello che è il nostro investimento che facciamo sui ragazzi, perché i ragazzi sono il nostro futuro, insomma, parliamoci chiaro. Se desideriamo avere una società migliore, un mondo migliore, dobbiamo investire sul nostro futuro, cioè su questi ragazzi.
Bene, mi pare che potrebbe chiudere qua, però la Fondazione Krupp per le scuole e per l'università, in due parole perché altrimenti non... Sì, no, temo di farla troppo lunga. Niente, per le scuole, l'università lasciando parte. Ecco, l'università destina una grandissima parte delle nostre risorse, ma non per pagare le spese di gestione, per investire su progetti finalizzati alla crescita dei ragazzi, quindi borse di studio, di ricerca e cose di questo genere, sperando poi che questi frutti restino qui in Italia, in Friuli sperabilmente, anche se la condizione è quella che è. Nelle scuole noi facciamo altre operazioni di diverso genere, soprattutto lavorando con i POF, i piani dell'offerta formativa, e quindi integrando, noi non ci sostituiamo né allo Stato né alla Regione né ad altri enti, però integrando gli sforzi che fanno insegnanti, famiglie e istituzioni pubbliche per favorire una crescita migliore, più diffusa, più ampia dei nostri ragazzi. Molto bene. Professoressa Vadori, Monica Vadori, ci spiega velocissimamente questo pool di scuole, questa straordinaria realtà che non ha uguali, mi pare, qui, non so altrove, ma qui è abbastanza singolare. Ecco. Beh, certamente la nostra scuola è una scuola estremamente complessa ed è dal 2009 che ha assunto le dimensioni che ancora oggi ha. È una scuola che ha ben 7 indirizzi e quindi questo già dice è un buon biglietto da visita, ma è una scuola che è nata anche sotto la spinta del dimensionamento, della razionalizzazione che comunque ci è imposta dagli enti superiori, dal Ministero, dalla Regione, e quindi ha dovuto far fronte... Noi abbiamo anche delle fotografie così, mentre la professoressa Vadori parla. Ha dovuto far fronte nel tempo ad adattarsi anche a queste esigenze di razionalizzazione fino ad assumere appunto la dimensione che ha oggi, dove ci sono 4 istituti, 2 sedi, una, come ben diceva prima, una alla Tisana e una a Lignano, 4 diciamo, istituti diversi, abbiamo un liceo scientifico e un liceo linguistico neonato, abbiamo per il momento avviato la classe prima e contiamo naturalmente di proseguire, abbiamo un istituto tecnico economico con un indirizzo amministrazione finanza e marketing, in seguito abbiamo anche un istituto tecnico economico turistico che ha appunto sede a Lignano, che solo dal 2009 è sotto la nostra dirigenza, un istituto tecnico tecnologico e 2 indirizzi professionali che per una precisa scelta politica sono attualmente in via di esaurimento, tant'è che abbiamo solo le classi quarte e quinte di questi 2 indirizzi. Ci tengo a sottolineare che questa politica di dimensionamento da una parte ci ha costretto appunto a fare i conti un po' con la razionalizzazione delle risorse, questo in particolare se pensiamo che cosa significa per una segreteria avere a che fare con un numero sempre maggiore di classi, con indirizzi nuovi, con delle risorse che però sono sempre più limitate, no? E poi soprattutto abituare tutto il personale, anche il personale insegnante e anche i collaboratori comunque a una flessibilità continua, che d'altra parte però c'è stato anche da grande stimolo a fare sempre meglio, ad adattarci, a creare secondo me anche le condizioni giuste per i nostri ragazzi in scuole dove le classi sono classi dai numeri ancora vivibili, dove la dimensione umana è al primo punto, dove le progettualità comunque rispondono innanzitutto alla personalizzazione appunto della didattica, dove è possibile ancora sperimentare l'innovazione, per esempio anche pensando che al primo posto noi poniamo l'attenzione alle lingue straniere, credo che dopo sicuramente alcuni ragazzi parleranno di questo nuovo indirizzo che abbiamo aperto di lingua russa accanto alle lingue comunitarie, l'attenzione alle nuove tecnologie, le nostre scuole hanno tutte dei laboratori efficienti, all'avanguardia, dove i ragazzi possono lavorare tranquillamente anche con dei tecnici validi che riescono a darci sempre le innovazioni e delle attrezzature insomma all'avanguardia,
Ci sono sicuramente, c'è un'attenzione davvero speciale all'integrazione sia della diversa abilità, sia dello studente straniero, per esempio, che viene accolto con particolari progettualità. Insomma, al primo posto io direi che mettiamo bene, ha consumato ragazzo, quei dieci secondi che le avevo grazie. Concesso, siamo a posto. La professoressa Claudia Pittone, vicepreside. Una cosa particolare, perché come la Fondazione riesce a, come dire, intervenire sul territorio con oculatezza e sapendo dove va a colpire, il territorio per voi è importantissimo, perché siete distribuiti su due realtà, ma soprattutto perché c'è questa parolina magica che è turismo, che fa della vostra scuola effettivamente un'eccellenza in questo senso. Prego. Certo. Beh, insomma, ha già riassunto lei questa presentazione tutto quanto, quindi, no. Sì, sicuramente, come diceva la mia collega, una realtà che ha veramente un'offerta formativa ampissima, che si trova sicuramente nell'indirizzo turistico, un immediato risvolto, insomma, su quella che è la richiesta del territorio, ma direi che tutte comunque gli indirizzi che trovano lo sviluppo nel nostro istituto rispondono a quelle che sono le esigenze del territorio. Il Neo Istituto Tecnico, con indirizzo amministrazione, finanza e marketing, risponde a quella che è la nostra realtà, che comunque è anche una realtà aziendale e quindi richiede formazioni di questo tipo. Il percorso tecnologico che ha al suo interno delle progettazioni, di cui poi parlerà magari la mia collega, nell'ambito della nautica da diporto, hanno ancora una volta la possibilità di inserirsi ampiamente, insomma, in quella che è la richiesta del territorio e quindi di dare una risposta diretta a quelle che sono le esigenze. E poi affianchiamo, insomma, quella che è la cultura di base generale, che non può mancare da nessuna parte, quindi la cultura liceale, come diceva la collega, abbiamo anche ampliato ultimamente, insomma, ci dà grandi soddisfazioni. Molto bene. Dino del Ponte, velocissimo, mai visto che siamo riusciti ad andare in montagna, dove hanno il legno, le case ecocompatibili, inserite nell'ambiente, eccetera, eccetera. Siamo nella nautica, nel turismo. Cioè, è stata un'idea geniale la tua, questa. No, non è mia l'idea, qui noi leggiamo, l'idea mia era quella appunto di, come dicevate prima, ringrazio il Presidente della Fondazione per la stima e per lo stimolo che ha dato anche per la via per di lo questo. Stimolo, non per la stima è tutto da guadagnare ancora. No, la stima che io, no, lui ha dichiarato. No. Va bene, dai, cioè, dai avanti, lo, dai. Non lo so. Dicevo appunto, questo progetto valorizza e legge il territorio, ma soprattutto appunto abbiamo avuto il piacere di constatare come le scuole nostre, che se ne dica, cercano proprio il collegamento con quelle che sono le esigenze del territorio, non soltanto, ma sono state anche, leggendo un po' nel passato la storia delle nostre scuole, sono sempre state attente a quelle che erano e sono le esigenze del territorio. Per cui è un plauso a... Hai detto territorio quattro volte, quindi hai finito gli argomenti. Va bene. Un plauso agli amministratori. Proviamo a presentare i personaggi che danno il nome alle, no, alle varie realtà scolastiche. Comincio da Davide Sclosa, che sei tu, che parli di... Paleo di Ettore e Leoni da Maitin. Allora, col microfono sono... vicino alla bocca. I tempi sono stretti, quindi ti dirò veramente due parole. Chi ti ha detto che tempi sono visti? Lei? Qua? Mi attengo a quando... Dai, dai, vai. Allora, Ettore Leonida Martin nasce nel 1880 a La Tisana e compie gli studi elementari a Tisana e per gli studi medi e superiori si trasferisce a Udine. Quindi comincia gli studi universitari, che sono tuttavia minati dalla Prima Guerra Mondiale. Il conflitto interrompe più volte i suoi studi, tanto che riesce a laurearsi e a concludere la laurea solo all'età di 30 anni. A questo punto fa una specializzazione in astronomia, prima a Torino e poi a Padova. A questo punto, grazie ai brillanti risultati, vince un concorso per diventare rettore dell'Osservatorio Astronomico a Trieste. Questo osservatorio astronomico era semidistrutto a causa di un bombardamento e lui e i suoi collaboratori è riuscito a risistemarlo e rimetterlo in funzione. Ma quello che ha lasciato è anche di più, perché ci sono decine di giovani scienziati che sono stati travolti da quella che dicono essere la sua umanità e la sua passione per la scienza. E dopo una
e medaglia d'oro ad onore per la scienza, le arti e la cultura che gli è stata conferita, muore nel 1966. E il liceo scientifico di Ratisana porta il suo nome per due motivi. Inizialmente, e innanzitutto per dare omaggio a questo scienziato che ha avuto numerose scoperte importanti nel campo dell'astronomia, tra cui alcuni sviluppi dell'universo di Einstein e alcune scoperte sulle doppie stelle. E d'altra parte perché vuole trasmettere un po' agli studenti quella passione per lo studio e per la cultura e per l'onestà intellettuale. Lui stesso diceva: tante volte ho calpestato i piedi a qualcuno e mi sono messo in difficoltà perché dico bianco al bianco e nero al nero. E se questa passione e questa onestà intellettuale non mi fosse stata trasmessa, probabilmente adesso non sarei qui. Molto, molto, molto bene. Aveva un caratteraccio però lui, eh? Sì, a causa proprio di questa onestà intellettuale. In realtà la frase originale era: dico nero nero, bianco bianco, esatto. Via dicendo, appunto, calpestati i piedi a varie persone. Esatto, so che Margherita Hack, non è che fosse particolarmente amato, ecco, diciamo. Infatti lo chiama a suo difetto questo. Ho capito. Senti, il tuo amico Davide Granato aggiunge qualcosa? Ah, sento, prego. Io parlerò nello specifico della scuola e dei progetti. Oggi siamo qui a parlare di scuola, che è un argomento che mi sta molto a cuore, essendo io uno studente, ma in particolare del Martin, perché io e i miei compagni che sono qui del liceo siamo al Martin. Allora, linguistico e scientifico? Sì, noi siamo tutti del liceo scientifico. Non abbiamo detto però il nome. Sì, siamo tutti liceali, siamo tutti delle quarte, quindi ormai siamo un po' di anni che siamo lì e abbiamo vissuto il Martin in maniera diretta totalizzante. Ed è stata una scuola che ci ha formato molto per il tipo di ambiente che è, sia dal punto di vista ovviamente didattico, ma quello è normale, ma anche dal punto di vista umano. L'ambito peculiare del Martin è proprio la dimensione, essendo una scuola di dimensioni ridotte, come è già stato anche sottolineato, consente un metodo di lavoro che secondo me è abbastanza unico. Il rapporto con i docenti è costante, è continuo, è diretto alla persona e non al numero e permette delle attività didattiche molto particolari, specialmente l'accesso ai laboratori, che per esempio per i licei linguistici è importantissimo, l'accesso ai laboratori di lingue può essere costante e non ci sono mai file di varie classi proprio per il numero degli studenti. E anche a livello didattico i professori non sono mai overati di lavoro, le lezioni sono comunque molto tranquille, si può lavorare in maniera positiva. La nostra scuola poi, proprio in vista della sua mole, offre tutta una gamma di progetti, dei più disparati. Abbiamo già citato i corsi di lingue, che permettono il raggiungimento di certificazioni europee, si parla di corsi di inglese, corsi di tedesco e anche di russo. Altri progetti di natura culturale come attività teatrali, attività scientifiche molto particolari come scambi culturali con varie università come l'Università di Trieste, con cui abbiamo intrattenuto dei progetti sulla matematica rinascimentale e soprattutto un progetto riguardante l'accesso agli esami di ammissione ai corsi di laurea, che permette ai nostri studenti di affrontare gli esami di matematica di base per l'accesso alle facoltà anticipatamente durante il corso del liceo, sostenendo dei corsi, e ciò li faciliterà nell'accesso all'università. Questa è una delle cose che abbiamo spesso citato nell'ambito dei progetti di scuola aperta che abbiamo tenuto. Queste sono le peculiarità, fondamentalmente. Molto bene. Senti, il bacino d'utenza del liceo, qual sì, è? Infatti, noi abbiamo visto negli anni una richiesta, tutto sommato, abbastanza positiva di iscrizioni. Tuttavia, spesso l'accesso al Martin, che è comunque un punto di riferimento nel territorio, ma potrebbe essere ampliato per via di molti trasporti. Per esempio, io sono fortunato perché vivo alla Tisana, sono comunque vicino, ma immagino la situazione di un ragazzo che vive a Marano o Carlino, per lui sarebbe impossibile muoversi verso la Tisana, verso questa realtà scolastica, e deve muoversi verso realtà più lontane, per esempio Udine. Quindi se per via dei collegamenti. Esattamente, dice. Se il sistema dei trasporti fosse sviluppato in maniera diversa, sarebbe auspicabile un aumento anche delle iscrizioni. Ho capito, no, ma la mia curiosità è, questo è benissimo perché hai fatto emergere una problematica interessante, ma la mia curiosità era rispetto al Veneto, per esempio, no? Mm-hmm. Il Martin pesca anche nel Veneto oppure no? Nel vicino Veneto, come si dice? Taluni ragazzi, molti ragazzi che conosco io sono, magari vengono anche da altre scuole, magari hanno provato altre realtà scolastiche e venendo al Martin si sono trovati comunque bene. Quindi comunque ha attinto, non pesantemente, ma comunque ha attinto anche da altri bacini scolastici, in questo senso sì.
Molto bene, avete portato i migliori, no, mi pare, questa sera, non so, così a occhio, a occhio, sono tutti così, beh, siete fortunati allora. Infatti. Pietro Savognan di Brazzà, ci sono 8 ragazzi che devono parlarne. Posso dire io qualcosina prima? No? Se proprio vuole, sì. Sì, no, presento l'istituto. Prego, prego. Di cosa vuol parlare? No, presento l'istituto, l'istituto tecnico per il turismo. Ah, va bene, sì, sì, prego, prego. Sì, no. Innanzitutto voglio anche complimentarmi con questa idea, perché l'idea di scoprire i nostri personaggi ai quali diamo i nomi, lo diamo per scontato. In realtà molte volte non sappiamo neppure noi questi personaggi, chi si nasconde dietro. Ad esempio questo Pietro Savognan di Brazzà è l'uomo, il friulano più famoso al mondo, ma il meno conosciuto in Friuli, per dire, no? E come anche Martina, come anche Plotzner, no? E quindi è un'idea veramente felice. Io volevo dire che il nostro Istituto Tecnico per il Turismo di Lignano Sabbiadoro è nato nel 72 come scuola comunale inizialmente, poi l'anno successivo ha avuto invece un riconoscimento legale, formando quattro classi, due prime e due quarte. Nel 75 è stato statalizzato ed è diventato quindi una sezione staccata del famoso istituto Francesco Algarotti di Venezia. Dopodiché nel 77, a termine del corso quinquennale e con l'uscita dei primi diplomati, ha ottenuto praticamente l'autonomia. E nel 1980 la provincia ha costruito questo bellissimo acquario immerso in questa bella pineta lussureggiante, così lo chiamiamo acquario, no? Ecco, dove in questa atmosfera così serena, e dove praticamente dove ancora oggi noi siamo ubicati. Ed è stato proprio la preside Zecchin nell'80 che ha dato il nome all'Istituto Tecnico per il Turismo di Lignano Sabbiadoro, Pietro Savognan di Brazzà. Ecco, volevo fare solo questa breve sintesi. Sì, ha tentato di dare il nome anche all'aeroporto, mi pare, no? A Pietro Savognan. Qualsiasi cosa abbia a che fare con Pietro Savognan. Vabbè. Sì. Allora, io direi di cominciare con i ragazzi che hanno, come dire, un canovaccio molto interessante. La cosa che più mi ha colpito è questa, che nasce un bambino in apparenza come tanti altri. Due orecchie, un naso, due occhi, eccetera, eccetera, ma di spirito fuori dal comune. Esatto. Allora, tu sei? Aurora Omero. Prego. Allora, tutto inizia il 25 gennaio del 1852, quando a Roma, al Castel Grandolfo, nasce l'ultimo dei 13 figli del nobile friulano Ascanio Savognan di Brazzà e di sua moglie, la nobile romana Giacinta Simonetti. E Pietro, come ha detto lei, inizialmente sembrava un bambino come gli altri, invece, ma in realtà aveva uno spirito completamente fuori dal comune. Infatti fin da quando era piccolo si appassiona alla geografia, inizia ad esplorare il parco della residenza familiare e la biblioteca, nella quale si trovano molte carte geografiche. La sua preferita diventa la carta dell'Africa, al cui interno c'è un grande spazio bianco con la scritta Regno del re di Makoko. Quest'area bianca diventa un'ossessione per il piccolo Pietro. Dopo aver ricevuto una rigida... Tu sei invece? Slagiana. Prego. Dopo aver ricevuto una rigida istruzione presso il Collegio dei Gesuiti, il giovane Pietro incontra un amico del padre, l'ammiraglio de Montagnac, comandante della flotta di Napoleone III a Civitavecchia. Fu un incontro decisivo per Pietro, perché decide di intraprendere la scuola navale in Francia, dove ha un medio profitto e dei voti mediocri in inglese, storia e geografia. Ecco, a proposito del bambino tanto decantato, voti mediocri in inglese, storia e soprattutto geografia. Tu sei? Eliona. Prego. Pietro, il 20 agosto 1875, parte alla scoperta del Congo. Quando arriva in questa terra inesplorata e sconosciuta, ha un approccio totalmente diverso con gli indigeni, che prima avevano avuto un approccio terribile con Stanley, che era il comandante delle truppe belghe. P-
Pietro è un uomo di cuore che si caratterizza soprattutto per i suoi principi, di come la tolleranza, l'uguaglianza, la dignità dell'uomo e la fratellanza. È un uomo che sa ascoltare, un uomo che ama la diversità e la rispetta moltissimo. È calmo o nervoso? Calmo. Prego, tu sei? Io sono Margot e dai, continuo con la storia. E, sì. Il culto di questo personaggio nasce per strada, diciamo, perché le persone iniziano a chiedergli l'autografo. E la sua immagine ai tempi si trova dappertutto, dalle saponette ai fiammiferi, alle sigarette e anche sulle scatole dei cioccolatini. E, Pietro non faceva niente con la violenza perché credeva il rispetto e l'amore per il diverso due aspetti fondamentali. Ha fraternizzato molto con le tribù del Congo e ha imparato i loro dialetti, le loro tradizioni, a differenza di Stanley, il quale sterminava le popolazioni presenti con la dinamite, con i cannoni, eccetera. Per quanto riguarda la libertà e i diritti di cui parlava prima Eliona, si può dire che c'è stato un aspetto molto importante, perché Brazza ha comprato molti schiavi ma ha donato loro la libertà, ed è un valore molto importante ai nostri giorni, che diamo quasi per scontato, però a quei tempi non era così. Benissimo, no, soltanto un inciso, perché la professoressa Savadori parlava appunto di integrazione e di intolleranza come scuola, di tolleranza come scuola, e qui abbiamo ascoltato appunto uno dei passaggi della vita di Brazza che conferma questo indirizzo. Tu sei? Roberta. Vai. Importante per Pietro è l'amicizia con il re Makoko. Infatti, quando Pietro nel 1879 torna in Congo per la sua seconda spedizione, i due decidono di seppellire la guerra per dare vita a un periodo di longeva pace. Il legame tra i due si consoliderà e si tramanderà fino ai giorni nostri. Pietro era chiamato il grande padre bianco dalle tribù indigene, e questo soprannome rende l'idea di quanto lo spirito e la bontà di quest'uomo fosse riconosciuto dalle tribù e di quanto quest'uomo volesse portare la pace. Però, come al solito, le persone come Pietro sono scomode, perciò nel 1889 è costretto a ritornare in Francia. Io sono Jessica. Brava. E fu proprio in Francia che Pietro conobbe la donna che diventerà sua moglie, Teresa di Chambrun, dalla quale ebbe ben quattro figli. Un'altra donna importante nella vita di Pietro fu Caterina Percotto. Caterina nacque e visse a Soleschiano tra il 1812 e il 1887 e fu una scrittrice, una figura intellettuale molto importante per l'Italia dell'epoca. Era legata a Pietro da un profondo sentimento di amicizia e da un sentimento quasi materno nei suoi confronti, e seguì tutto il suo susseguirsi delle sue vicende grazie a un intenso rapporto epistolare e alle frequenti visite che Pietro faceva nella sua tenuta paterna di Soleschiano. Io sono Elena. Nonostante Pietro venga costretto a ritornare in Francia, non molto tempo dopo ritorna in Congo, appunto. E nel 1905 riceve l'incarico dal presidente francese di condurre un'inchiesta sui fatti orribili che accadono qui dopo il trattato di alleanza, che dà inizio a un lungo periodo di violenze, di abusi e di sfruttamento delle risorse naturali di questa terra che Pietro aveva donato alla Francia senza l'uso di nemmeno una pallottola. Io sono Gloria. Sì. Dunque, nella sua seconda patria, ossia il Congo, Pietro Savorgnan di Brazza vede con i propri occhi le atroci forme di violenze e di torti subiti dalle popolazioni. Vede campi di concentramento, fil di ferro, campi di concentramento di donne e di bambini, e lui non riesce a sopportare tutto ciò. Si è rotto il sogno che aveva sin dall'infanzia, tutto ciò in cui credeva.
E perciò non esita a stilare una scottante relazione su tutto ciò che vive e che vede. Però purtroppo questa relazione non arrivò mai in Francia e perciò non venne mai ritrovata né pubblicata. La vita di questo spettacolare personaggio finisce il 14 settembre 1905, nel viaggio di ritorno a Dakar. Insieme alla sua vita scompaiono le memorie tragiche del Congo che si porta fino adesso sulle spalle. Però la sua morte non fu casuale e sua moglie lo sostiene fino alla fine della sua vita. È sicuramente stato o avvelenato oppure eliminato da qualcuno che riteneva scomodo che le memorie tragiche del Congo fossero rinvenute alla luce. I funerali vennero celebrati a Parigi, ma dal 2005 le sue spoglie sono conservate nel mausoleo di Brazzaville. Il vento africano continua ancora a portare avanti la sua memoria. Africani, passando, salutate questa tomba. Il grande che qui dorme fu il genio benevolo, che si chinò con affetto su di voi nel suo avanzare e alzò sulle vostre fronti la fiaccola splendente di un'umanità libera e felice. Giovane libera. Pietro Savornin di Brazza amò il Friuli, ma anche il Congo e la sua Africa. È un uomo che noi friulani non dobbiamo dimenticare e dobbiamo portare nei nostri cuori con orgoglio. Come ti chiami tu? Non l'hai detto. Elisa. Elisa. Allora, benissimo, direi, avete, come dire, tratteggiato un quadro molto interessante di questo personaggio e soprattutto avete fatto capire che ci sono degli insegnamenti che basta andare a prendere, ci sono dei friulani che hanno fatto molto, che hanno messo dei valori importanti per... anche per lo sviluppo della civiltà, come dire, globale, complessiva. Un giudizio su di Brazza, professor Moro? Troppo facile. Io sono più vecchio di Del Ponte, ho insegnato a Savornin di Brazza geografia. No, non è possibile, è la decima scuola in cui ha insegnato. Sono entrata di ruolo a Savornin di Brazza, ho conosciuto la mitica preside Zekin, che ricordo con piacere, e probabilmente sono rimasto l'ultimo insegnante vecchio. Ho fatto anche il primo esame di Stato come presidente al Savornin di Brazza, quindi ho dei buoni ricordi. I valori, la figura, perché mi pare che è uscita abbastanza chiara la cosa. Senz'altro straordinaria nel panorama della seconda metà dell'Ottocento, quando al congresso di Berlino si spartiscono l'Africa, in particolare il Congo, si dice un morto per traversina, il Congo ex belga, insomma, no? per lo sfruttamento delle miniere del Katanga, queste cose qua. Che dall'altra parte, insomma, in quella piccola porzione che la Francia si guadagna grazie al Savornin di Brazza, ci sia un'altra musica per un certo periodo, perché poi la musica ridiventa la stessa, insomma, i grandi potentati, hanno detto, sfrutteranno. Comunque che ci sia un personaggio di questo livello, con quelle idee, nella seconda metà dell'Ottocento, giovane peraltro, perché a 30 anni aveva già fatto quasi tutto, insomma, e sì, è una cosa straordinaria. Molto bene, molto bene. I valori si vedono. Poi ti interpellerò di nuovo, perché c'è un tale che si chiama Plosner e credo sia delle tue parti e quindi dovrà intervenire di nuovo, però diamoci un attimo un momento di pausa per la pubblicità e poi ripartiamo con i nostri personaggi famosi. Eccoci qua con la realtà scolastica del Latisanese Lignanese, stiamo cercando di conoscere meglio queste scuole e soprattutto i personaggi che danno loro il nome. Professoressa Monica Zanella, Lisio Plotzner, che è un nome familiare per me, per il nostro amico Nino Moro, per tutti quelli che stanno un po' su. Ho voluto premiare questa grande impresa di quest'uomo che nasce umile,
ma di una come dire, grandezza interiore tanto da essere riconosciuto nel mondo intero. E le foto che scorrevano prima come immagine si rifacevano al nostro istituto in età tra virgolette antica, perché l'Ipsia è tecnologico, oggi nasce come una costola, un'appendice dell'istituto Cecconi dal 72 al 92, diciamo, è stato il trentennale di questo momento, e successivamente nel 97 entra a far parte invece dell'ISIS Mattei, e dal 2008 senza nome, diciamo, in questo periodo, nel 2008 invece, grazie all'innovazione, alla tecnologia di Lisio Plotzner, viene titolato, e ne siamo realmente, realmente fieri di questo, e introdurrà il personaggio, il ragazzo che è accanto a me, l'allievo che è accanto a me, che è Manuel. Buonasera, ci tenevo intanto a dire che Plotzner, a differenza di altri personaggi illustri, non è di persona che ha studiato più di tanto, ovvero è nato da una famiglia di agricoltori e ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale come mitragliere, e diciamo che la sua voglia di scoprire, di reinventarsi, di creare qualcosa con le proprie mani l'ha portato ad avere il suo successo. Diciamo che la sua carriera come privatista è partita nel 1953, quando a Torino ha fondato la BPT, ovvero la Brevetti Plotzner Torino, dove diciamo con una idea che adesso potremmo definire banale, ma che al tempo invece era di notevole rilievo, ovvero tutti al giorno d'oggi conosciamo i citofoni. Lui invece cosa ha fatto? Ha sviluppato la pulsantiera illuminata con la scritta premere. Adesso noi lo prenderemo come uno scherzo, ma invece a quel tempo ha avuto molto successo ed è stato il suo trampolino di lancio. Tra l'altro adesso la BPT sviluppa anche la videocitofonia e inoltre anche il controllo della sicurezza all'interno della propria casa. Andiamo a altri particolari di... Beh, adesso si chiama domotica, no? Tutta quella cosa. Sì, cose sì. Che ma per esempio lui ha brevettato il campanello di casa con targhetta luminosa, quindi uno poteva vedere dove andava, perché altrimenti esatto. Non c'era. Poi il citofono parla e ascolta, altra novità. Il videocitofono, il termoregolatore per le temperature in casa 24 ore su 24, l'apparecchio per ricerca TAC da casa, che è un po' come salvavita dei tempi, il Flint, che è? Ah, sarebbe l'accendigas elettrico. L'accendigas elettrico, che è stato un successo clamoroso, esatto. Purtroppo aveva solo venduto il brevetto, ma insomma... Infatti, sì, noi al giorno d'oggi sappiamo che l'ha sviluppato lui, ma appunto il brevetto era stato venduto a quel tempo. Esatto, è stato sviluppato quando era la Viberti, lavorava come operaio elettrico, e quindi possiamo vedere fin dai primi anni ha sempre avuto questa voglia di scoprire, di realizzarsi. Tra l'altro è importante citare che la BPT all'inizio non produceva prodotti che in quel momento servivano realmente, ma faceva scaturire questa richiesta da parte dell'utente, che magari a quel tempo come la citofonia non era neanche richiesta molto rilevante. Invece al giorno d'oggi sappiamo che è alla base della vita quotidiana, del vivere, del benessere. Dottor D'Agostini, secondo me questa storia, questa di Plotzner, è molto friulana e molto americana nello stesso tempo. Questo qua che parte dalla carnia, probabilmente pieno di fame perché andava a cercare campi da coltivare sostanzialmente, poi con questa curiosità incredibile costruisce un piccolo impero. Una famiglia che lavora per questa cosa qua, poi arriva il manager, che potrebbe essere il figlio, il marito della figlia e cose del genere, e la cosa esplode e diventa veramente una realtà. Queste sono cose da conoscere perché sono istruttive da un certo punto di vista, sono didattiche, sono didascaliche, non so come dire. Ma non so se posso dire assolutamente una piccola cosetta. Diciamo che abbiamo una storia, noi del Friuli, che sottovalutiamo, perché abbiamo tantissimi esempi di personaggi che sono diventati strepitosi a livello mondiale, sono partiti di qua con la valigia di cartone, qualche volta neanche con quella,
e si parla dell'emigrazione del secondo 800 e del primo 900. Quando costretti dalla fame, non da una scelta libera, sono andati in giro per il mondo personaggi che poi sono riusciti con sacrificio, con impegno, con la tenacia a costruire imperi. Voglio ricordare solo uno, ma senza trascurare tantissimi altri bravi, e due fratelli che sono partiti da Ragogna, da Muris di Ragogna, che è una piccola frazione vicino a San Daniele, e non avevano neanche la carriola per fare il muratore. Sono andati in Canada, oggi guidano un impero che sta costruendo quel immenso palazzo che è al posto di quello distrutti, di quelli distrutti all'11 certo. settembre, eccetera. Cioè sono i due fratelli che hanno, ripeto, solo con la forza delle proprie braccia, con l'intelligenza, la forza del lavoro loro, che hanno esportato in tutto il mondo e assieme a loro tantissimi altri. Andate in Canada, andate negli Stati Uniti, andate in Argentina, abbiamo tantissimi esempi che oggi noi non conosciamo e non apprezziamo. L'Ente Friuli nel mondo potrebbe dare esempi clamorosi di queste vicende di friulani nostri, bravissime persone. Sarà il prossimo progetto che faremo. Benissimo. No, a parte gli scherzi. Adesso dovremo parlare del Mattei in sé. Cioè, il Mattei... Posso solo dire, prego, assolutamente. Aggiungere solo un particolare? Sì. Ci tenevo proprio a sottolineare l'umiltà della persona e il fatto del legame col territorio, ma volevo anche dire che all'interno dell'istituto prima si parlava anche di alcune progettualità. In modo particolare mi premeva sottolineare la nautica. Abbiamo parlato di domotica prima, che comunque viene sviluppata all'interno, ma anche la nautica è una convenzione che l'istituto da anni tiene con gli esperti del settore, e nautica da diporto in modo particolare, quindi tutto il settore di impiantistica elettrica elettronica all'interno delle barche. Barche che sono site in Aprilia Marittima, e quindi gli esperti entrano nelle nostre aule, nelle nostre scuole, e assieme ai ragazzi partecipano a questa attività che li porta poi ad inserirsi direttamente nel progetto anche di alternanza scuola-lavoro all'interno, diciamo così, di un inserimento diretto in quello che è la realtà del lavoro, ma soprattutto la realtà che il territorio richiede. Volevo solo aggiungere questo punto. No, ha fatto benissimo, perché appunto, a parte che offrirebbe spunti di dibattito su cosa insegna la scuola per far lavorare i nostri ragazzi, per fargli trovare un'occupazione, no, che sia degna nel futuro. Quindi potremmo aprire tante cose, ma è importante segnalarlo, perché appunto stiamo andando verso Grazie. Questo tipo anche di possibilità occupazionale. Il Mattei comincia Massimiliano Neri. Ma Mattei è Enrico Mattei? Sì, Enrico, il nome è Enrico Mattei. Dunque, sì, ma c'entra qualcosa? No. Adesso spiego. Rispetto agli altri tre istituti, il cui nome si riferisce a dei personaggi illustri friulani, la nostra differenza sta nel fatto che Enrico Mattei non fu friulano, ma fu un personaggio italiano pesarese, quindi del centro Italia, e fu un importante imprenditore industriale e nonché fondatore dell'Ente Nazionale Idrocarburi. La nostra scuola nacque nel 1962, diciamo, come sede aggregata all'Istituto Commerciale di Udine Stringer. E la prima sede fu sempre alla Tisana, in via Goldoni, e questa sede fu concessa alla comunità latisanese dalla famiglia Scala Donati, che tra l'altro all'epoca, nella metà del XX secolo, donò anche alla comunità latisanese la sede del primo ospedale civile. Questa sede però fu colpita dall'alluvione del 65, e quindi la scuola dovette trasferirsi in un'altra sede, sempre latisana, in via Rocca, oggi attuale sede di alcuni esercizi commerciali, alcune cartolerie e altri negozi. Questa nuova sede fu colpita nuovamente da un'altra alluvione nel 66, e questa volta intervenirono in aiuto della nostra scuola la città di Ivrea, che si impegnò economicamente per ristrutturare la sede alluvionata, e venne aiutata anche dall'esercizio commerciale della Olivetti, che donò alla scuola e quindi agli studenti alcune macchine calcolatrici e alcune macchine da scrivere. Poi nell'82 la sede si separò dall'Istituto Bonaldo Stringer di Udine e assunse il nome attuale di Enrico Mattei. La scelta, nonostante Mattei non fosse
un personaggio italiano. Non fu un personaggio friulano, ma pesarese. Sta nel fatto che Mattei morì proprio nel 62, anno in cui venne avviata questa scuola, la Tisana, e noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo ricordare l'anno scorso, al cinquantenario della sua morte, con una conferenza a scuola, un'assemblea, al quale partecipò il suo collaboratore e amico fidato Benito Livigni. Poi nell'82 fu anche associata a questa sede, quella di Palmanova, che però nel 97 si separò perché qui alla Tisana venne fondato l'ISIS, ovvero l'Istituto Statale di Istruzione Superiore, come già accennato in precedenza, a cui parteciparono fin dall'inizio Lipsia, Plotzner e il Liceo Martin. Poi nel 97 e nel 2009 si aggregò l'ultima scuola, l'Istituto Savornian di Brazzà di Lignano. E quindi oggi abbiamo questa formazione di quattro scuole tra la Tisana e Lignano che costituiscono questa unione scolastica. Molto bene. Nino Moro, hai un microfono? Vediamo se riusciamo a dire qualche sciocchezza. Allora, se proprio vogliamo intenderla dal punto di vista friulano, questa cosa di Mattei non è peregrina, perché di fatto Mattei fu uno dei fautori per un certo periodo, poi siamo andati in un'altra direzione, anzi tra l'altro cadde con l'aereo casualmente, dell'autonomia energetica dell'Italia rispetto, no, alle sette sorelle, queste cose qua. E parlare di autonomia in Friuli fa sempre bene, quindi anche Mattei tutto sommato ci sta, no? La storia tiene. Beh, insomma sì, a Tirale. A Tirale, però bisognava ben tirare. Si arriva a tutto, ci slumbri e tutti, insomma. Basta. Comunque, insomma, sì, non è un personaggio friulano, è un personaggio che ha dato molto all'Italia in quel periodo lì dell'industrializzazione. Vabbè, ma no. anche per le scelte. Ancora una, ha dato molto anche ai partiti, e la sua frase classica era: io i partiti li uso come i taxi, pago la corsa e poi scendo. Sì. Quindi se vogliamo imparare da Mattei ce n'è moltissime, quindi secondo me anche l'intitolazione a un personaggio del genere, cosa dice Vadori? No, secondo me per esempio potrebbe sposarsi bene anche con Savornian, paradossalmente, sì, nel giusto. Senso che laddove scalza le sette sorelle va a fare contratti direttamente con gli estrattori, dando in cambio anche la possibilità comunque di costruire in loco, no, delle raffinerie, o comunque di dare in cambio sviluppo nel luogo dove io vado ad attingere il petrolio, potrebbe essere un segno comunque di rispetto verso quelle realtà locali, che comunque avevano solo questa ricchezza, loro certo. Nero, ma che avevano d'altronde bisogno certo. di strade, avevano infatti bisogno le sette di sorelle non sopportavano questo dialogo diretto l'idea, con i produttori. Esatto, l'idea che il suo attentato abbia, insomma, in qualche maniera avuto un ruolo in questo gioco di potere ad alti livelli è evidente. Quindi forse un italiano che ha saputo anche, credo nello spirito proprio dell'italianità, di andare nel mondo, forse anche un po' ci ricorda il Friuli questo, di andare nel mondo ma con grande umiltà. Certo. Diventando certo. dei grandissimi, sì, come appunto l'esempio. Analisi sì, molto condivisibile. Ci ha salvati, insomma. Grazie. No, ci ha salvato a me, tu avevi già preso le distanze, ti conosco. Molta umiltà, ma anche molta intuizione. È stato un grande Mattei, e l'Italia da un punto di vista energetico. Da un punto di vista energetico avrebbe una condizione di gran lunga migliore, perché abbiamo perso uno che aveva intuito quale potrebbe essere il futuro energetico di un'Italia. Eva, non Eva abbiamo Odorico. Seguito la sua strada. Poi. Eva Odorico, ci racconti la sua storia, dai. Cosa ha fatto di così importante che l'ha portata qua? Beh, io ho ideato ed elaborato un progetto nell'ambito appunto del liceo Martini La Tisana. E niente, il mio progetto riguarda la dissipazione del calore all'interno del computer. In particolare ho realizzato un nuovo prototipo di dissipatore per i processori, appunto, all'interno del computer. Scusa la mia ignoranza, sì. Disperde il calore? Raffredda? Raffredda, boh. Raffredda, dissipa calore, boh. Sì. E niente, io appunto ho avuto modo di partecipare a questo concorso che mi ha permesso appunto di portare avanti il mio progetto tramite la scuola. Dove? Allora, la prima selezione è avvenuta a Milano.
per questa selezione europea. E poi insomma ho vinto la... Lo dica, non c'è niente di cui vergognarsi. Ho vinto il premio insomma per partecipare alla fiera insomma della scienza e dell'ingegneria a Los Angeles. È stata una bellissima esperienza ovviamente. Sì. Va bene. Della sua scuola cosa ha apprezzato di più in questa circostanza? Beh, della mia scuola innanzitutto il sostegno e poi l'opportunità che mi ha concesso ovviamente, perché senza l'appoggio della scuola io non avrei avuto sicuramente la possibilità di portare avanti e di partecipare a questo concorso che poi mi ha dato l'opportunità di andare in America. E l'America per me è stata un'esperienza senza dubbio incredibile per crescita personale soprattutto e poi anche culturale. E quindi la scuola per me, nell'ambito del mio progetto, è stato diciamo un trampolino. Ecco. E per quanto riguarda invece la mia esperienza all'interno della scuola, mi sono trovata assolutamente bene. E, a livello scolastico e a livello anche di rapporti insomma, con gli insegnanti, con i miei... Sicuramente. Senti, lei è stata a Los Angeles. Poi è tornata. E cosa ha pensato? Una realtà completamente diversa. No, avevo dubbi, era una domanda facile. Completamente diversa. Là è una realtà grande, una realtà dinamica. E gli americani hanno una mentalità completamente diversa, no? Vedono tutto in grande rispetto a noi. E la cosa che ho apprezzato è stata soprattutto il fatto di loro danno grandissima importanza allo studio, alla ricerca, all'innovazione, danno tantissime opportunità agli studenti, insomma. E poi è da apprezzare senza dubbio l'entusiasmo con cui affrontano ogni iniziativa. E sì, tornare è appunto, sì. Cioè, un po' più deprimente. Beh, insomma. No, ma questo dell'entusiasmo è una cosa importante, sì, secondo me, sì. Perché è una formula che non avevo mai ascoltato. Entusiasmo, passione, grinta, che sono ovviamente la chiave di ogni... Cioè, crederci, insomma. Crederci, sì, crederci. Assolutamente. Loro, si può dire benissimo che sia il loro motto. Ho capito. Senta, lei adesso cosa fa? Io studio ingegneria. Dove? A Udine. Udine? Sì, ingegneria gestionale, insomma. Vabbè. Yes, weekend, no? Come diceva quell'altro. Vabbè. Piera Burba? No? Sì. Sì, Piera Burba. Allora, ci dica lei invece la sua esperienza, lei è testimonial, quindi sì, sì, ci racconti. Sì, testimonial piuttosto attempato rispetto alla media dell'età di questi non ragazzi. Non me lo dica. No. Soprattutto ho così accolto questo invito perché spesso le scuole professionali, perché all'epoca la mia era una scuola professionale, era il classico Mattei dei 3 anni più 2, era intesa ed è intesa come un po' la Cenerentola delle scuole, dove magari ci va un po' chi è un po' più debole in certe materie. In realtà è una scuola che ti mette comunque in grado di affrontare quello che è poi il mondo del lavoro e quello che è poi, come è stato anche per me, l'esperienza universitaria senza grosse difficoltà rispetto agli altri che hanno avuto esperienze in altro tipo di scuole, in altro tipo di formazione. Le difficoltà mie universitarie sono state esattamente le medesime di chi arrivava da altre esperienze scolastiche. L'unica cosa che mi permetto di suggerire a questi ragazzi, credeteci, è lavorate. Lavorate perché non avviene niente giù così molto, molto allegramente, va tutto un po' sudato. Io ho scelto di non andare a lavorare subito. Nonostante tutto, ormai nell'88 mi sono diplomata, nell'estate subito seguente fra poi l'iscrizione all'università sono venuta a cercarmi a casa per un lavoro in una ditta che all'epoca, ormai sono passati tanti anni, era molto attiva sul territorio locale. E a questo signore. Ci fa il nome? Così capiamo. Era la Girardi Ceramica. Ah, sì, la ceramica, sì. No, quindi se non era poi. Questo signore mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: ho capito, continua per la tua strada. Ed è lì ho rinunciato, diciamo così, a un impiego immediato. E non è che ci piango sopra, eh. Per cui voglio dire, anche dalle esperienze di scuole professionali, se vali ti vengono a cercare a casa. Ho capito. Portava gli occhiali al tempo.
Sì, dall'epoca e di quindi Noè. Quindi cosa può aver visto questo signore nei suoi occhi? Avrà visto probabilmente la passione, la scoperta per lo studio. Che per... Io in realtà non pensavo di andare all'università, diciamocelo proprio così, fuori dai denti. È venuta una cosa che è venuta in itinere poi con gli anni. Sicuramente alcune basi che mi sono state date alla scuola superiore le ho usate nel mio primo lavoro. Ecco, la questione delle basi è molto importante, perché tante volte dimentichiamo di dire che bisogna studiare, no? Bisogna studiare. No, siccome si dà c'è per scontato. C'è poco da dire, bisogna studiare. Si dà per scontato. Magari bisogna rinunciare anche a qualcos'altro, bisogna rinunciare magari a una partita, a un allenamento, a un'attività diversa, magari una serata in discoteca, bisogna studiare. È l'attività diversa, che la partita è un po' diverso è una cosa. E comunque sappiate che continuerete a studiare, anche quando iniziate a lavorare, continuerete a studiare. Esatto, questo mettetelo in conto. Assolutamente. Allora, nonostante abbia tentato di negare la sua identità, anche Arianna Ponte è una testimonial di queste scuole. Ci racconti buonasera, la sua storia. Buonasera, io sono Arianna. Mi sono diplomata all'Istituto Tecnico Statale per il Turismo Pietro Savornian di Brazza. Attualmente frequento il secondo anno del corso di laurea in relazioni pubbliche dell'Università degli Studi di Udine. A Gorizia, con la sede distaccata di Gorizia. E volevo dire brevemente due cose su Pietro Savornian di Brazza. Volevo sottolineare la sua bravura nel relazionarsi e nell'integrarsi con altre popolazioni e la capacità di ascolto e che tramite il mezzo della curiosità è riuscito a integrare un popolo diverso e a unire nuove persone, nuove culture. E devo ringraziare molto l'Istituto Tecnico che ho frequentato, perché mi ha dato la possibilità di evolvere professionalmente, partecipare a tirocini, stage, corsi di lingua all'estero e mi ha dato una marcia in più per entrare all'università. Tutto qua? Sì. Tutto qua. Va bene, allora io direi a questo punto di fermarci ancora un attimo per la pubblicità, nonostante tutto siamo abbastanza dentro i tempi, quindi speriamo bene. Pubblicità allora. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con i ragazzi del Mattei, di Brazza, Plotner e poi ce n'è ancora uno, Martin. Non so se è stato detto, ma l'ultimo rampollo famoso dei Savornian è stato il comandante dei partigiani del Tre Venezia. Ai piedi del suo palazzo c'era la Gestapo, con il quale lui era in ottimi rapporti. Mia madre, gran bella donna, restata nel palazzo Savornian perché i tedeschi non riuscivano a capire come voci riservate sfuggissero alla loro censura, l'ha fatta liberare il conte. Lassù ho visto i cosacchi fare le loro scorribande con le sciabole a mezzaluna e cavalcando a pelo per entrare nei palazzi, razziare e violentare. Giacomo Savornian ha condiviso con Pietro la cronistoria africana ed è coautore del bene fatto laggiù e della riconoscenza storica dell'Africa tutta per la famiglia Savornian. Una testimonianza, benvenuta. E vorrei informazioni sulle attività laboratoriali e stage, mi hanno insegnato che si dice stage, anche se non è proprio un errore quell'altro, che vengono svolte al Plotner. Chi può dirci le attività laboratoriali e stage? Bon, praticamente in officina partiamo da delle cose basilari come montare lampadine, citofoni, fino poi a usare i motori. Cioè sei entusiasta di questa cosa? Tu? No, mi piace che quello che facciamo in officina. Bene, bene. Tieni il microfono vicino alla bocca. Poi per quanto riguarda lo stage, o si effettua verso l'inizio o verso la fine dell'anno, e si viene divisi in diverse ditte, più o meno si spera di riuscire a fare qualcosa che c'entri con l'elettricista, perché ogni tanto purtroppo... Tieni il microfono vicino alla bocca, perché stai dicendo delle cose interessantissime, gravi ma interessantissime. No, perché ogni tanto le ditte ti prendono e ti dicono, smonta... il vaso e basta, però alcune volte veramente ti danno una mano a livello professionale, ti spiegano veramente bene qualsiasi cosa stiano facendo loro e riesci a capire benissimo. Poi gli ultimi 2 anni noi adesso abbiamo cominciato
a fare più domotica, lavoriamo sui PLC, che sono dei macchinari che vengono programmati tramite computer. E il lavoro di cablaggio è molto minore rispetto a un impianto normale ed è molto più pratico e veloce, e soprattutto un risparmio di tempo bello e buono. E dopo dove vai? In che senso? E se risparmi di tempo farai qualcos'altro, no? Scherzo, dai, scherzo. Vediamo un attimo se volete fare qualche domanda, ecco, ai testimonial. Prego. Allora, vorrei cogliere l'occasione per fare una domanda alla dottoressa Burba e le vorrei chiedere se ha avuto qualche ostacolo da superare provenendo appunto da una piccola scuola di periferia. Di fatto ostacoli no. La preparazione era esattamente uguale a quella di una grande scuola. Forse, diciamo così, uno stimolo in più, nel senso che arrivando in una realtà universitaria comunque all'epoca piccola, che era quella di Udine, abbastanza recente e giovane, perché insomma siamo nell'88, ci siamo confrontati, noi che venivamo da queste scuole un po' più piccole, con dei gruppi di ragazzi, di studenti che già si conoscevano. Quindi è stato un momento, uno stimolo per una maggiore conoscenza, per una maggiore creazione di relazioni fra noi ragazzi, non sicuramente di difficoltà o di sentimenti di piccolezza rispetto agli altri. Qualcun altro che vuole chiedere qualche suggerimento, qualche consiglio, qualche testimonianza? Niente, va bene. Allora andiamo avanti con la presentazione degli indirizzi e cominciamo dalla professoressa Paola Lucchini, che parla dello scientifico. La professoressa Lucchini verrà munita di un microfono, ma c'è anche la possibilità di vedere, dico alla regia, c'è la possibilità di vedere un filmatino, mi pare, no? Time is lost, com'è? Penso sia dopo. E dopo? Penso sia a parte. A parte? Sì. Quindi non prima. Si poteva fare anche prima, però. No, prego, prego allora, Paolo Lucchini. Ecco, quest'anno è partita la sperimentazione anche linguistica, accanto a quella scientifica, che copre biennio e triennio. E come si sa, c'è in atto il riordino, pertanto dalla terza i corsi sono leggermente diversi da quelli tradizionali precedenti, non c'è più il PNI, non ci sono delle sperimentazioni specifiche, ma ci si attiene a quello che il riordine ci dice di fare, insomma. Sentiamo i ragazzi, allora, anche voi sugli indirizzi, se avete qualche obiezione da fare, qualche considerazione. Dai. Riguardo all'indirizzo dello scientifico. Voi avete frequentato il PNI? Noi siamo ancora all'ultima classe del vecchio ordinamento e quindi siamo divisi le tre quarti in PNI e corso ordinario. Quello che c'è adesso è una specie di via di mezzo tra quello che è all'ordinario e PNI in fatto cosa di vuol materia. Dire PNI? PNI essenzialmente prevede un piano nazionale di informatica e quindi c'è una concentrazione maggiore verso le materie che sono la matematica e la fisica, e quindi questo permette di lavorare in laboratorio sull'informatica e quindi ci sono più ore, essenzialmente più ore di matematica. Ho capito. Meglio o peggio? Ma a me, che piace della mia passione, meglio. Sicuramente un meglio. Va bene. Mi presentate questo filmatino così lo mandiamo in onda? Sì, allora io sono Filippo e appunto noi abbiamo deciso quest'anno di partecipare a un concorso e di presentare un cortometraggio che abbiamo intitolato Time is Lost, che significa il tempo è perduto, non ho tempo, e la figura più importante che noi descriviamo nel nostro cortometraggio è quella di un matematico dell'Ottocento, un famosissimo matematico che si chiamava Évariste Galois, e per non scendere molto nei particolari è considerato uno dei matematici più importanti di tutta la storia, perché viene considerato il padre dell'algebra moderna e perché fece importanti innovazioni nel campo della teoria delle equazioni algebriche. Quello che però lo rende celebre è la sua biografia, in quanto oltre all'amore per la matematica
e gli condivideva anche l'amore per la politica e per una ragazza che si chiamava Stephanie. Infatti egli visse dal 1810 al 1822, morì a soli 21 anni, in una Parigi che era appena uscita dal regime di Napoleone e che quindi era scossa da movimenti rivoluzionari, e lui stesso faceva parte di quell'ondata di progressisti e pertanto non era molto ben visto dal punto di vista politico. E soprattutto ci siamo concentrati anche sull'amore per questa ragazza, sì, che poi alla fine lo ha tradito e ha deciso di, dopo un litigio, di rivolgersi ad un suo amico molto benestante, che poi ha ingaggiato un duello con Galois, e Galois sapeva bene che doveva, insomma, che moriva, e la notte prima del duello decise di lasciare tutte le sue testimonianze scrivendo due lettere, una al suo amico e una a suo fratello, dove appunto descriveva quello che aveva fatto durante la propria vita nel campo della matematica, e quindi noi sappiamo moltissime cose importanti su di lui proprio grazie a queste lettere. Quello che noi abbiamo voluto esporre... Questo era il concetto. Ma ci volevano due parole. Sì, due di numero, vai. Sì. Insomma, quello che noi abbiamo voluto esporre è il fatto che la matematica non è solamente puro calcolo, non è solamente mettersi lì a fare i conti, ma è veramente qualcosa di molto più importante, che si può anche avere una passione per la matematica quasi vitale, come aveva appunto questo matematico che era Galois, e che la matematica ci può anche portare a vedere ciò che è di infinito nell'universo, diciamo. Molto bene, molto bene, molto bravo. Vediamo allora questi... Alberto, era un po' scarso in matematica. Se è nato nel 1810 e morto nel 1822 e aveva 22 anni... No, vabbè, ma... 32. Ah, vabbè, ecco. Ma devi stare a correggere, ma dai, che fenomeno. C'era per quello, era in epoca di restaurazione, quindi non era tanto progressista. Andiamo col filmato. In realtà dovremmo finire, volente o nolente, un attimo, ci deve far tranquillo, parlare. Vai tranquillo. Allora... Cercherò di essere breve. Sì, ecco, dai, vabbè. Via. Dai. Allora, velocemente io volevo aggiungere anche altri due temi. Cioè, lui ha parlato della matematica, che è uno dei temi fondamentali, e dell'amore. Però in realtà c'è anche un altro tema che abbiamo cercato di rendere il meglio possibile, che è il tema del tempo. E cos'è il tempo? Per noi, diciamo, il tempo è il più grande ostacolo che l'uomo, diciamo, che l'uomo si trova davanti, in quanto il tempo è un passare inesorabile di giorni che non può essere fermato, diciamo. E questo, l'unica cosa che può veramente porsi a pari allo stesso livello del tempo e combatterlo, diciamo, è l'amore. Questo è il messaggio che abbiamo cercato di dare. Infatti, mentre in Galois, diciamo, purtroppo il tempo vince, infatti c'è questa celebre frase "non ho tempo", lui che ama questa ragazza ma alla fine verrà tradito e non avrà tempo di cercare di risolvere la questione perché verrà ucciso. E noi abbiamo cercato, per dare invece senso anche al fatto che l'amore può vincere sul tempo, abbiamo creato nel nostro cortometraggio un secondo livello temporale in cui ci sono, diciamo, degli alter ego di Galois, di Stephanie, una cosa un po' postmoderna, in cui praticamente c'è la vicenda è simile ma il finale è opposto. Alla fine riusciranno, l'amore vincerà, e il tempo quindi verrà sconfitto e l'orologio continuerà a ticchettare, sarà una scena che abbiamo messo, e quindi i due si abbracceranno, si baceranno e finirà bene. Concludo, ultima cosa. Volevo dire, in quanto tempo fanno queste cose? 18 minuti di cortometraggio, è un cortometraggio. Due minuti secchi, dai. Qua metteremo 3 minuti. Dai. Ancora? No. Ultima cosa. Siamo in pochi, quindi possiamo anche dilungarci un po'. Io sono Marco e vi dirò due cose sull'esperienza del cortometraggio. È stato molto bello realizzarlo, perché ci ha appassionati molto, abbiamo fatto tutto con le nostre forze, è stato molto intenso, difficile anche. Sì. Però è stata una bellissima esperienza, ci ha uniti molto, abbiamo lavorato molto, è stato duro, però il risultato ci ha soddisfatti molto. Abbiamo avuto molte difficoltà nel realizzarlo, audio, video, gli attori non erano professionisti, quindi non avevamo un regista, abbiamo fatto noi il montaggio. Questa è stata una bella esperienza, sicuramente non facile, però ci ha dato molto, e anche l'approccio alla matematica è stato diverso, quindi anche questo è una cosa da rimarcare che il liceo può offrire agli studenti. Poi vogliamo comunicare, l'abbiamo saputo oggi, siamo arrivati i primi insieme ai nostri amici di Lignano, nostre amiche direi di Lignano, quindi siamo stati molto bravi entrambi e abbiamo primi vinto dove? Questo concorso nazionale per i nostri cortometraggi che potrete vedere dopo. Bene. Ex equo, secondo me, vuol dire a pari merito, poi magari non significa questo. Bravi, bravi, bravi. E quindi rimarchiamo ancora questa bellissima esperienza. Avremo ancora...
tre quarti d'ora. Volete così? Andiamo col filmato. Andiamo col filmato in assoluto, dai. Godetevelo. Molto interessante, molto creativo, no? Assolutamente singolare come prodotto. Però avete portato via un sacco di tempo, tanto per essere chiari, ai vostri colleghi, in particolare alla professoressa Vadori, che doveva parlare del Mattei, degli indirizzi del Mattei, l'istituto oggi, insomma, così, un'infarinatura. Allora, innanzitutto il Mattei è un istituto tecnico che ha un indirizzo da 3 anni, è diventato indirizzo amministrazione, finanza e marketing. È diventato da 3 anni a questa parte un istituto tecnico, mentre proviene, come avete più volte sentito in questa trasmissione, da un'esperienza di istituto professionale. È stata un'esperienza comunque che ha dato molto alla scuola e quindi noi abbiamo sempre puntato un'idea di valorizzazione proprio di una quantità anche di contatti che noi avevamo con le aziende del territorio da decenni, dove appunto abbiamo mandato i nostri studenti a realizzare le attività di stage che abbiamo volutamente reso obbligatorie dalla terza in poi anche nell'istituto tecnico, cosa che non è così scontata. E qui abbiamo per esempio uno studente, Davide, che è uno studente di quinta del nostro istituto professionale, quindi delle 2 classi che ci stanno, come dire, lasciando, e lui viene proprio da un'esperienza di 3 anni di stage e vorrei che veramente lui fosse. Cosa ci può raccontare? Dirci,
a dirci come è stata, cos'è stata questa esperienza. Credo che sia più importante che ne parli lui piuttosto che io. Dai, una ventina di secondi, dai, vai. Microfono vicino alla bocca. In degli studi di commercialisti, tutti e tre, dove mi hanno fatto, dove sono riuscito a ad assaporare un po'. Ad assaporare, cioè, il lavoro in tutte le sue forme. Poi sono riuscito a mettere in pratica ciò che ho imparato a scuola e poi sono delle attività che potrò, che potranno arricchire il mio curriculum una volta uscito da scuola. Ho capito. Contento? Sì. Contento. Vuol finire? Sì, no, a parte questo puntare a rispondere anche ad un territorio che ci chiede queste professionalità, credo che sia importante ricordare come, anche se è stato già detto, l'idea di aprirci anche all'Europa e quindi puntare molto sulla conoscenza delle lingue straniere. Nei nostri istituti, al Mattei, si studia inglese come prima lingua e poi tedesco per 5 anni, ma abbiamo aperto, come è stato più volte ricordato, anche un'esperienza di apprendimento della lingua russa, quest'anno in via sperimentale, ma speriamo di renderlo una tradizione, insomma. Il fatto di essere un territorio con una vocazione sicuramente servizi terziario e anche turistico ci stimola, certo, anche a cercare nuovi approcci e sicuramente un futuro. Non so se lei mi può rispondere. Posti di lavoro, opportunità di lavoro. Allora, tenendo presente il quadro, il quadro generale non può che essere un quadro di difficoltà, il fatto di poter accedere attraverso gli stage al contatto con il mondo del lavoro ci dà delle grandi chance. Benissimo, benissimo. Davvero. Allora, del Plovner parla un attimo la professoressa Zanella. Sì. Sempre lei. Vediamo se le danno un microfono. Grazie. Due, hai capito che è lei quella che parla. Ho capito che sono io. Prego. Allora, innanzitutto sono seduta in mezzo ai miei ragazzi. Questa è stata proprio una scelta personale di sedermi con loro, perché il professionale, soprattutto l'IPSIA, così chiamato, viene ancora visto all'esterno come una scuola che relega, diciamo così, i ragazzi che hanno poca voglia di studiare. Invece io sono qui a smitizzare un po' la situazione con i ragazzi che ho accanto. Anche se il professionale da noi è in via d'esaurimento, diceva prima la collega, la professoressa Vadori, che il professionale quarta e quinta, i ragazzi appunto sono qua rappresentati, sono gli ultimi di questa cordata. La scelta che è stata fatta è stata quella di indirizzarci verso una scelta invece tecnica, tecnologica, che raggruppa comunque, diciamo, le esperienze del professionale. Se in partenza il professionale aveva due indirizzi, elettrico e elettronico, ora invece il tecnologico raggruppa entrambi e quindi ha un biennio comune. E la specializzazione viene data proprio mantenendo il medesimo indirizzo. Queste sono, diciamo, bene, così le scelte. L'unica, diciamo, difetto è la differenza proprio dell'uso dei laboratori. Se nel professionale l'uso, come diceva prima Marco, era potenziato, nel tecnologico invece la riforma ci limita in questo, ma offriamo ovviamente, con una flessibilità oraria del 20%, offriamo la possibilità attraverso i docenti tecnico-pratici di inserire comunque, ecco, questo aspetto laboratoriale all'interno, capito, dell'istituto. Senta, sbocchi di lavoro con la nautica di cui si diceva? Insomma, ma sempre compatibilmente con il momento critico che viviamo. No, ma anche perché viviamo. Poi lì ci sono degli insediamenti abbastanza importanti, sì, credo, no? Sì. Ma diciamo che soprattutto la richiesta è nata proprio dagli esperti di settore. C'è stata la volontà da parte degli artigiani di chiedere alla scuola questa convenzione per poter poi inserire i ragazzi fanno lo stage direttamente in queste aziende,
e compatibilmente ovviamente con le necessità, come diceva Marco, ci sono aziende che ci aiutano proprio a capire, a comprendere quali sono gli aspetti lavorativi veri, e altri che ci tengono un po', diciamo così, a livello d'arredamento, ecco, sì, all'interno. Sì, la possibilità c'è, cioè, perché sono, insomma, appunto, basta crederci. Basta crederci. L'importante è che non è la volontà, purtroppo, soprattutto. Non basta, purtroppo, l'importante è crederci. Allora, la professoressa Juretic ci dice del Savornin di Brazzà ulteriormente e ci presenta un corto, mi pare, no? Anche. Sì, ecco. E poi prenderanno la parola le ragazze che... Parli sì, per lei. Ecco, bene, allora l'istituto, noi esforniamo, possiamo dire così, periti turistici da 36 anni, questi ragazzi studiano 14 materie, un istituto tecnico abbastanza impegnativo, 14 materie, 32 ore settimanali, e hanno una solida preparazione, dobbiamo dire, sia in italiano, storia, geografia, storia dell'arte, matematica anche, perché il mio collega senz'altro mi ascolta e mi rimprovera sempre perché dico che chi va all'istituto tecnico per il turismo ama le lingue, ma non certo la matematica, ma invece non è così, perché qualcuno poi, pochissimi, ma abbiamo alcuni che si sono iscritti addirittura ad ingegneria, quindi hanno una solida base anche ingegneria, in matematica, fermo restando che le materie professionalizzanti sono appunto le lingue, studiano ben 4 lingue, l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo e poi anche le materie turistiche, con stage, con viaggi, dei quali poi parleranno i ragazzi. Io voglio solo dire che il boom del nostro istituto è venuto negli anni 80 e 90, quando l'Istituto Tecnico per il Turismo era l'unico in regione statale e quindi aveva anche un convito ubicato nella vicina Gettura che ospitava studenti provenienti dal Tarvisiano, da Trieste, Gorizia, un po' da tutto il Friuli. Attualmente abbiamo 230 ragazzi, quindi una scuola più piccola, ma a dimensione, io dico sempre che la nostra scuola è una scuola così, è molto, si distingue per questo clima sereno, un clima familiare, una scuola moderna, attrezzata, inserita in questo contesto di clima familiare. E volevo dire anche una cosa, che queste scuole di provincia sono un valore aggiunto, molte volte i ragazzi scelgono le scuole di città, vanno verso Udine oppure anche la vicina Portogruaro. In realtà ricordiamo che invece queste piccole scuole sono un valore aggiunto, perché qui trovano un habitat confortevole degli insegnanti di grande professionalità, ma soprattutto di grande umanità, il cui fine è sì formare un perito turistico, ma anche e soprattutto un uomo, un cittadino con un grande senso civico e con le doti di rispetto e solidarietà. Anche questo volevo dire. Poi i ragazzi parleranno delle varie specializzazioni. Ho capito, l'ha detto, per 3 volte l'ha detto. I ragazzi parlino, le ragazze soprattutto. Sì, allora bene, intanto sì, la professoressa Juretic ha già fornito un quadro completo di ciò che è la nostra offerta formativa, però tengo a sottolineare che dall'anno scolastico 2008-2009 è stato introdotto un progetto sportivo, che consiste nel prelevare il 10% delle ore settimanali di una classe per l'approfondimento di altri sport, quali possono essere la vela, il sub, la scherma, il tiro con l'arco. Dal punto di vista linguistico, invece, la nostra scuola valorizza molto le lingue. Ci sono corsi pomeridiani per le certificazioni europee, per esempio inglese, tedesco, francese e spagnolo. È attivo da quest'anno anche il corso di russo. Ogni anno, da 5-6 anni mi sembra, a questa parte, si svolge il concorso Andretta, che è un concorso di tedesco dove i 3 migliori studenti che si confrontano in una prova scritta e in una prova orale vincono un soggiorno di 2 settimane a Monaco di Baviera, spesato da un noto imprenditore di Lignano. Voglio sottolineare quello che ha detto la professoressa Juretic sul rapporto umano che c'è nella nostra scuola.
Come studentessa io sono veramente, mi accorgo veramente di ciò che è. C'è proprio un rapporto confidenziale tra alunni e professori, che però comunque i professori rimangono intatta quella che è la loro professionalità, la loro passione nell'insegnamento. E anche dal punto di vista degli sbocchi lavorativi devo dire che abbiamo una preparazione molto solida, per esempio in tedesco o in inglese studiamo le lettere commerciali, cose che ci aiutano nella vita quotidiana, oppure anche in legislazione turistica, e ci confrontiamo con cose che, con fatti che possono accaderci nel quotidiano. Quindi trovo molto utile una scuola dove si studia qualcosa che trovo nell'attività di tutti i giorni. Benissimo. Chi mi presenta questo video che avete? Io sono Patrizia, volevo un attimo soltanto aggiungere una delle caratteristiche principali della scuola, discipline turistiche, una materia che oltre alla parte teorica insegnata da una professoressa è affiancata anche da un'altra che si occupa principalmente delle fasi pratiche, dove noi appunto riusciamo a imparare a creare itinerari, prenotare voli di viaggio. Inoltre la scuola offre anche corsi importanti quali biglietteria aerea, dove appunto vale se uno in un futuro vorrà lavorare in un'agenzia di viaggio, ha già questo esame molto importante. E inoltre anche corsi di marketing offerti sia dal comune di Lignano presso l'ufficio PIAT, ma anche all'interno della nostra scuola. E inoltre sono molto rinomate le nostre vacanze studio sia a Dublino e Berlino, 15 giorni, dove abbiamo la possibilità di stare in una casa famiglia, durante la mattina studiare in ottimi college e durante il pomeriggio visitare le città. E inoltre vorrei sottolineare che l'ITT non è solo turismo, ma anche la scrittura è molto importante, infatti c'è un giornalino all'interno della nostra scuola e molti scrivono anche per il Messaggero Veneto e fanno parte della redazione Ragazzi, che appunto è un inserto che esce ogni mercoledì. A sole lire? No, lasciamo stare. Devi dire qualcosa anche tu, evidentemente. Sì, volevo parlare del nostro cortometraggio. Ah, ecco, brava, benvenuta. E io volevo solo... No. Vai. A differenza dei nostri compagni del liceo, ci siamo ispirati a una storia d'amore di confine, tratta da un libro di Roberto Kovács, La Domenica delle Scope. È una storia di due giovani, divisi da un confine che viene, diciamo, a crearsi nel 47, a guerra finita. Petra è una giovane istriana, mentre Gregorio è un giovane maestro abruzzese che è stato mandato a Savogna di Isonzo per italianizzare, diciamo, gli sloveni. E la loro storia finisce quando questo confine viene a crearsi, ma non tutto è perduto, perché finalmente nel 50 il confine viene, diciamo, abbattuto dalla folla, che per un giorno può ricongiungersi con le famiglie, i cari. E qui Gregorio vede la sua Petra, senza accorgersene. Lasciamo un po' di suspense, così poi... No, finiscimi. Senza accorgersene rimangono soli e decidono di scappare. Prima al Duomo, poi comunque al porto di Monfalcone e alla fine una nave per Pescara. Finalmente sono salvi, lontani da, comunque dai confini di Gorizia, e torneranno a Gorizia solo nel 2007, quando i confini verranno abbattuti, anche se comunque tutta l'occupazione dei partigiani di Tito e la deportazione di cittadini alle foibe non verranno mai rimarginate. Questo progetto poi ci ha aiutato anche a renderci consapevoli, cittadini consapevoli, di ciò che è successo veramente nel nostro territorio, che è il Friuli Venezia Giulia, appunto. Brava, andiamo con il video, poi non so quanto tempo avremo per fare altre considerazioni, perché ormai abbiamo già cominciato a sforare. Andiamo col video, poi vedremo cosa possiamo fare. Gregorio l'aveva comprata con i soldi risparmiati per il viaggio di una licenza, che non aveva potuto fare. Era stato sottoposto, come tutti gli impiegati statali, alla commissione di epurazione dei fascisti, ma non aveva subito alcun provvedimento. Nei momenti liberi, nonostante il contesto drammatico, si era avventurato con la sua bicicletta in luoghi sconosciuti. Una domenica di buon'ora si era diretto a Gorizia. Thank you.
Gregorio rimase incantato dall'incarnato roseo pieno di salute, dagli occhi scuri di cerbiatto curioso e dal seno sodo costretto a fatica in una camicetta aderente. Pure Petra notò subito quel giovane dai modi delicati che, pur essendo affaticato dalla lunga pedalata resa più stancante dall'ultimo tratto in pronunciata salita, non aveva perso un'innata eleganza. A tutti un futuro al DAMS questi ragazzi, perché effettivamente fanno delle cose straordinarie. Volevi aggiungere qualcosa? Una cosa, che vorrei ringraziare molto il nostro regista Pierpaolo Sovran, ma anche Tommaso Orsella che ci ha aiutato con il montaggio, e ovviamente un ringraziamento va sia alla preside Adalantero ma anche alla professoressa Lauretta Juretic che ha proposto questa iniziativa. Benissimo. Mattia, così proprio random. Io volevo fare una breve citazione anche allo sport, diciamo un elemento molto importante della nostra scuola, che riesce appunto anche grazie alla posizione diciamo centrale, che in quanto si trova vicino alla piscina comunale, alla palestra e anche ai campi da tennis, riesce a dedicare molto spazio allo sport, diciamo anche cambiando la normale diciamo attività, quella solita di andare nella palestra della scuola, ma riesce anche appunto a portare noi alunni in palestra, ci riesce a fare diciamo fare attività diverse rispetto alle solite, e organizziamo anche grazie agli insegnanti di educazione fisica i tornei di calcetto, che permettono anche alle squadre di passare a varie fasi come quelle provinciali, regionali e addirittura nazionali. È successo anche che una squadra rappresentante del nostro istituto abbia partecipato al torneo nazionale che si è svolto in Centro Italia. È appunto un ruolo importante che questa scuola offre agli alunni, e appunto anche il fatto che sia centrale appunto rispetto alle varie strutture sportive del nostro comune. Appunto, grazie. Appunto. Filippo. Sì, sì. Filippo. Volevo dire un'ultima cosa, che comunque con il nostro cortometraggio ci siamo anche recati all'Università di Trieste per esporlo e per presentarlo, quindi è stata comunque una buona una soddisfazione, e abbiamo anche ricevuto l'invito per partecipare sempre a Trieste alla notte dei ricercatori, dove si sta 24 ore appunto fra scienza e matematica, e comunque è una grande soddisfazione per noi della nostra classe. Brave. Il regista doveva dire una cosa. Ancora! Vorrei solo fare complimenti a loro e al loro regista. Beati voi che l'avete avuto. Noi siamo dannati per farlo, quindi beati voi. Complimenti a tutti quanti, sicuramente. Ah sì, tra l'altro, ormai vabbè, 30 secondi per 30 secondi. Anche il teatro, no? Cioè. Sì, 30 secondi sul progetto teatrale. Beh, si è soliti associare il liceo scientifico a una mentalità molto analitica, molto oggettiva. Tuttavia si è lasciato molto spazio all'arte. In particolare sono stati organizzati, ma si organizzano da anni, insomma, progetti teatrali. Non solo per il liceo, ovviamente, sono aperti a tutto il plesso. Diciamo che la presenza dello scientifico era abbastanza massiccia per quello mio. Diciamo che è storica. Sì, sì, sì. E questa attività teatrale ha permesso ai nostri ragazzi, insomma, sia come musicisti che come attori, di provare l'esperienza teatrale e di girare per parecchi teatri della regione. Sì, ovviamente ha coinvolto anche ragazzi che si occupavano della coreografia, delle magliette, di altre proiezioni legate al mondo del teatro, come regie e cose di questo tipo, quindi si è creato un bel ambiente intorno a questa attività, che ci ha portato un po' in giro per il Friuli e continua a farlo tutt'oggi. Vedo murales, chi può dire qualcosa dei murales? Nessuno, meglio. Meglio, forse è un refuso. È un progetto che è stato accantonato per il 150enario dell'Unità d'Italia. Avevamo partecipato. Dottor D'Agostini, siamo fuori tempo massimo, come sempre. Una chiosa veloce sui ragazzi, sulla serata e sul futuro, perché qui abbiamo messo, no? Abbiamo visto come potrebbe essere un futuro. Con questi qua si sta anche abbastanza tranquilli, a dire la verità. A parte i complimenti che faccio a ognuno indistintamente per i loro studi, per il loro futuro. La cronaca di solito, anche i mezzi di informazione, ci danno tante volte la raffigurazione di ragazzi che sono poco a posto, sono un po' sbandati, sono poco attivi, poco presenti, poco bisognerebbe vederli lavorosi. Fuori di qui. Però. Io vedo degli esempi che dovrebbero essere
additati a tutti gli altri, perché bravi, impegnati, fantasiosi, liberi, e quindi li vedo molto, molto impegnati oggi nello studio. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, questo è un buon biglietto da visita per quello che saranno poi nella società. Mi è piaciuto molto quello che ha detto la professoressa Iuretic, che cioè la scuola forma e insegna sì le materie didattiche scolastiche, ma forma i futuri cittadini. Siete voi la classe dirigente di domani, coloro che dovranno guidare i nostri comuni, le nostre società, la nostra società in generale. Ecco, quindi se crescete bravi, volenterosi, caparbi, indipendenti, liberi, credo che la nostra società abbia un futuro migliore di quello che in questo momento stiamo vivendo. Complimenti. Assolutamente, complimenti, mi associo. Professore Savadori, anche a lei una chiosa, insomma, mi pare che avete portato il fiorfiore, lei dice sono tutti così, però allora complimenti sul serio. Non ho dubbi che questa è una rappresentanza di una realtà davvero sana, sana, vitale, dove ci sono, queste sono alcune delle attività, cioè tenete presente che insomma i progetti sono davvero multiformi. E sicuramente, come diceva la professoressa Iuretic, al di là di una preparazione solida, il fatto di vivere una realtà umana, no, vitale, è veramente un modo per stare insieme e un modo per crescere nel davvero secondo valori forti. Molto bene. Crediamo molto. Professoressa Iuretic voleva salutare, voleva indirizzare. Io porto i saluti della dirigente Ada Lantero e devo dire che sono anche molto orgogliosa che due scolaresche, una cosa abbastanza singolare, dello stesso plesso, cioè due istituti di uno stesso ISIS, vincono un concorso nazionale che è stato nel quale hanno partecipato veramente tantissimi cortometraggi arrivati da tutta Italia e gli organizzatori, che ringrazio, Albino Comelli, ideatore di questa associazione, Giulietta Romeo e anche la Zanelli Laura, erano come imbarazzati, come facciamo a dare due premi ex aequo ad una stessa scuola. I ragazzi sono creativi e liberi, liberi soprattutto. Ha salutato chi doveva salutare? Ada Lantero, la dirigente nostra. Dino Del Ponte, la chiosa, i ringraziamenti. Complimenti. Uno l'abbiamo già ringraziato più volte. Complimenti e grazie agli insegnanti, alle coordinatrici del progetto, alla dirigente, che tra l'altro è una delle tre firmatarie proprio del progetto presentato anche per avere il sostegno della regione, che ricordo e ringrazio, Leonello D'Agostini, lo devo ringraziare due volte, perché più che il contributo mi ha fatto piacere il sostegno e anche l'adesione proprio all'idea del progetto, che è stato per me significativamente stimolante. Bene. E poi ringrazio la provincia di Udine, la Service Tour Tiepolo, che anche stasera ci ha fatto il servizio di portare i ragazzi molto qui bene. Il direttore di Telefriuli, no, che non c'entra, ci saluta sempre. No, siamo alla penultima puntata, ti ricordo. Siamo alla penultima puntata. Finalmente ci separeremo. Finalmente, appunto, siamo arrivati alla prossima puntata. Lo Zanon di Udine con Antonio, Colussi, che ringrazio. Bene, credo che abbiamo finito, 30 secondi, nessuno li vuole, no, assolutamente. Ringrazio tutti quanti, vi faccio i complimenti, siete stati molto bravi e queste cose del video sono veramente interessanti. Fatte in una televisione, veramente hanno il loro effetto. Continuate così, siete liberi e belli. Time is not lost, però. Arrivederci, alla prossima.